Gli anni 40 c'è la guerra e alla fine 40 parte, rindossa la divisa militare e qui succede una cosa importante che va richiamata perché è importantissima. La guerra lo porta al fronte in Jugoslavia, sulla costa dalmata, a Spalato, dove la repressione fascista è stata molto dura e la popolazione ha molto in odio gli italiani. Le leggende di famiglia dicono che ci fosse una ragazza di nome Slavka Nekic e che questa ragazza avesse pianto sulle spalle del fratello dicendo, giurando che mai e poi mai avrebbe stretto la mano ad un italiano. Solo che arriva Michele Sapone la conosce per puro caso, lei è una nonna bellissima, ma insomma poi lo leggerete nel libro, si innamora di lei e lei si innamora di lui. Solo che lei è una partigiana e lui è un militare italiano. E allora all'italiana Michele fa un doppio lavoro, di giorno sta in caserma, poi scappa e cerca di stare più a lungo possibile con la donna che sarà la donna della sua vita. E, ovviamente il gioco dura poco, lo incriminano, lo arrestano, allora lui scappa, diserta e si unisce ai partigiani. Si sposa e nel 44, subito insieme al matrimonio, nasce proprio letteralmente in clandestinità la prima figlia, Aika. Dopo la guerra saranno sballottati di qua e di là, tra Torino, la Svizzera, Parigi, insomma, dell'Afia, ancora niente, ma ancora niente di riprendere la vecchia attività di sartoria. Se non che un amico, nella Torino del 49, la Torino, se ricordate, della tragedia di Superga, che un po' chiude un decennio veramente particolare di metà secolo, gli parla di questo angolo di paradiso che è la Costa Azzurra, dove c'è il sole, dove c'è il mare. Slavka non ha mai dimenticato il mare di Spalato, ne ha una nostalgia incredibile, dove la luce sembra essere particolare e dove ci sono tanti italiani, c'è una comunità di italiani, lavorano tutti e sono tutti amici. Perché non vai? Ne parla Slavka, richiudono le loro cose nella classica valigia italiana, salgono sulla Corriera e vanno. Ora, a Nizza trova subito mestiere come coupeur, come tagliatore in una grande sartoria che si chiama Céliot, ma nel 49 succede una cosa particolare, un gioco del destino. Michele Sapone ha la Vespa e tra i tanti italiani i suoi amici c'è un certo Alicot, che è un funzionario del consolato, che deve consegnare un documento a un personaggio che sta a Saint-Paul-de-Vence. I due salgono a Saint-Paul-de-Vence e chiede un passaggio a Sapone. Con la Vespa vanno su a Saint-Paul. La casa di questo italiano è un po' fuori dal borgo, ha la vista su un grande giardino con un prato, una vista meravigliosa sulla vallata. E loro entrano e il proprietario di casa non si accorge subito di loro per un motivo che poi vedremo e che è divertente. E così i due possono gironzolare per casa. Alicot la conosce già, ma si muove, deve consegnare un documento. Invece c'è qualcosa, c'è un'atmosfera che attrae Michele Sapone, come se qualcosa di sedimentato nel corso degli anni, lì, in quel luogo, quel giorno, avesse deciso di venire fuori. E questa immagine è bello, appunto, immaginarsela e coccolarsela un po'. Al centro del giardino c'è un grande forno. Lui di forni ne ha visti tanti, a Bellona ci faceva il pane, ci faceva la pizza, ma questo non è la stessa cosa, ci sono tante ceramiche intorno, ha una costruzione un po' diversa, perché è un forno che serve al padrone di casa, che si chiama Manfredo Borsi, per cuocere ceramiche, è la casa di un artista, lui per la prima volta vede la casa di un artista. Questo è interessante, perché lui non si innamorerà dell'arte in quanto tale, dell'arte di Borsi o di Picasso o di Artaud, si innamora dell'arte, punto. Si innamora dell'idea che qualcuno nella vita possa guadagnarsi da vivere, costi quel che costi, facendo l'artista. Gente straordinaria che potrebbe fare tutto per le qualità mentali, decide che si esprimerà attraverso l'arte. E questa è la prima cosa che Michele Sapone trova affascinante. Due immagini. Questa è Slavka che parla e questo signore di spalle è Picasso.
Ma questo signore è Manfredo Borsi. Manfredo Borsi è un grande artista fiorentino, lo chiamano il signore di Saint Paul, è un uomo altissimo. Picasso era particolarmente basso, ma lui è particolarmente alto. Non si accorge dei due, Alicò e Sapone, perché in quel momento sta dipingendo ed è completamente assorto nel suo lavoro. E poi perché è sordo e non aveva l'apparecchio acustico. Diventa immediatamente amico di Sapone, c'è subito un feeling tra i due e già dal primo incontro nasce uno scambio. Questo disegno in cambio di un abito. Un baratto. Un uomo sa fare una cosa e la dà in cambio ad un altro uomo, a un altro uomo, un altro essere vivente, che gli dà qualcosa che lui sa fare. Michele fa abiti, li fa bene, e non gli servono abiti. A Borsi invece sì, perché anche se lo chiamano il signor di Saint Paul, gli abiti gli servono. Viceversa, Michele in questo momento ha un bisogno assoluto di possedere un disegno, e Borsi è questo che fa. Non gli interessa a Sapone quanto valga questo disegno, se sia bello o brutto. È irrilevante, è il prodotto di un artista, e questa cosa è la cosa che per lui conta. Dal 49 al 55 lui vivrà per conoscere artisti. Avrà per fortuna di Aika, della figlia Aika e di Patricia che nascerà dopo, qualche cliente che paga. Ma la stragrande maggioranza di persone che conosce in questo quinquennio sono artisti, e artisti per lo più sconosciuti. Non stiamo parlando di Picasso, parliamo di artisti, della miriade di artisti che popolava la Costa Azzurra. Lui li conosce tutti e fa a tutti abiti. Finché uno di questi, che è questo signore, qui lo vediamo in un'immagine anziana, si chiama André Verdet, un anziano, lui è anche un pittore, dipinge, ma era soprattutto un poeta e un critico, molto amico di Picasso, si erano conosciuti subito dopo la guerra, lui aveva combattuto la guerra di resistenza, era stato deportato nei campi di sterminio, e per Verdet Sapone realizza una giacca particolarissima fatta con una specie di velluto che è una stoffa da tenda. André Verdet indossa questa giacca un giorno che va alla California da Picasso. Picasso vede la giacca, abbraccia l'amico, lui adora il velluto, sente questo materiale, dice: ma che giacca meravigliosa che è. Dice: ma guarda, dove l'hai comprata? No, guarda, non l'ho comprata, me l'ha fatta un amico. Dice: ma chi è questo amico? Ma sì, un italiano, un sarto, si chiama Michele Sapone, un mio caro amico, ma guarda, è amico di tutti gli artisti. Lui non vuole denaro, lui ti fa l'abito e ti chiede in cambio un'opera. Dice: beh, sarà un artista anche lui, probabilmente questa giacca è fantastica, digli di chiamarmi, voglio conoscerlo. E così nella primavera del 1956, Pablo Picasso ha 75 anni, Michele Sapone con la sua Dauphine rossa sale nuovamente, no, le alture della costa e bussa alla California di Canna. E siamo arrivati qui. Da questo momento in poi Michele Sapone continuerà, come ha fatto nei 5 anni precedenti, a conoscere artisti, frequentare artisti e a condividere con loro il tempo della vita. Solo che gli artisti non saranno più appunto Malavalo, Zendà, Verdet, Noffin, ma saranno Picasso, Giacometti, Campigli, Magnelli, Miró, Severini, i maestri del Novecento, Arp, Hartung, con i quali, e nel libro c'è anche un ricchissimo apparato fotografico e poi le etere, il carteggio tra di loro, veramente l'amicizia raggiunge livelli di intensità e di intimità sulle questioni più stupide della vita, come per esempio, stupide, ma no, niente è stupido nella vita, ma insomma la costruzione di una casa, la ricerca di una sedia, il bisogno di un cibo invece che di un altro. Sono punti di riferimento gli uni per gli altri. E...